Buongiorno ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi video acquisti dal sito Hobby Perline. Ho fatto un po' di scorta di rocai perché mi ero accorta di essere rimasta senza rocai 11.0 nella colorazione dorata e bronzo. E quindi ho preso un po' di rocai. Allora, vi mostro subito quello che ho preso. Ah, vabbè, questo è il mio ultimo progetto, è un bracciale con ciondolo abbinato, di cui poi successivamente farò il tutorial, quindi saranno i miei prossimi due tutorial. Allora, vi mostro un po' di rocaille prese da Hobby Perline. Allora, questa è Metallic Gold Iris che io già avevo come 15.0. E mi erano state regalate da Elsa e quindi le ho prese anche nella misura 11.0. Poi ho preso le Galvanized Buns Cinnamon che già ho usato, le Duracoat Galvanized Muscat, questa è la prima volta che le acquisto, queste qua, anche queste. La prima volta che le acquisto, questa colorazione molto light del dorato. Naturalmente le Duracoat Galvanized Yellow Gold, così è sicuro che non rimango senza. È la classica che uso io, le Duracoat Galvanized Gold, ne ho prese due. Poi ho preso, vabbè, questa che di solito anche uso spesso, le Silver Line Gold. Ho preso queste Duracoat Galvanized Dark Movie. Ho preso le Duracoat Galvanized Champagne. Le Metallic Bronze, che non devono mai mancare. E anche le Matte Metallic Dark Bronze. Anche queste io le uso spesso. Poi, naturalmente, questa colorazione che io ho già usato e che mi piace pure molto, queste Metallic Green Iris, molto bella come le altre della stessa, come queste. Poi vabbè, le Silver, che le Duracoat Galvanized, ah no, scusatele, ne ho prese due, di queste non me ne ero accorta di averne prese due, vabbè, non importa, ero convinta di aver preso due di Duracoat Galvanized Silver. Ok. Poi questa colorazione che non c'entra niente con tutte le altre, ma mi piaceva il colore. Dopodiché ho preso delle Super Duo, le neon, che io ho usato spesso, che mi erano finite, che adoro, sia blu che queste verdi, ma soprattutto le verdi mi piacciono tantissimo. Le bronze che non devono mai mancare, bianche perché mi erano finite, e poi queste due colorazioni che io non avevo ancora preso, le Bondelli Matte Coral e queste Pearl Shine Azzurro che trovo stupende, quindi dobbiamo usarle assolutamente.
Poi ho preso per la prima volta queste le chili, perché ne avevo, ma erano poche, quindi per un piccolo progettino e non mi bastavano per quello che dovevo fare, quindi ho preso soltanto questa colorazione di chili. E vabbè, le ginkgo, che io adoro come perline, Gold e questa nuova colorazione per me. E vabbè, e questo invece è l'omaggio che mi è stato dato, che è un link rettangolare che ringrazio tanto per veramente la loro professionalità e per il materiale. Io mi ci trovo bene da Hobby Perlini, vi ho detto il sito che è stato il mio primo sito, quindi diciamo che un po' sono affezionata. E poi ho preso questi cipollottini 3x2 dorati che mi mancavano. Questo è tutto il materiale. Io ragazze vi saluto, vi ringrazio e naturalmente ci vediamo con i prossimi tutorial. Ciao a tutte!